Alla vigilia della Giornata Mondiale dei Poveri, sabato 13 novembre, è stata inaugurata, alla presenza del vescovo Tremolada, la nuova sede della Caritas di Ospitaletto, in uno spazio adiacente all'oratorio e recentemente acquistato dalla parrocchia. Il centro d'ascolto Caritas è un luogo di accoglienza, ascolto, condivisione delle storie di tutte le persone che si avvicinano al nostro sportello per cercare un aiuto rispetto alle loro problematiche, che possono essere di qualsiasi tipo, persone che hanno perso il lavoro, persone che hanno problemi economici perché magari sono famiglie numerose, non riescono a far fronte alle difficoltà quotidiane, persone sole che magari come pretesto si avvicinano al centro d'ascolto, ma poi capisci che hanno bisogno di essere ascoltate, accolte, hanno bisogno magari anche di fare una chiacchierata che per loro vale di più del pacco alimentare. È un compito assolutamente molto, molto delicato, c'è bisogno di tanta, secondo me, di tanta sensibilità, di tanta attenzione. Le persone che si avvicinano al centro sono sostanzialmente famiglie, tanti italiani vicino alle persone straniere, per dire che comunque la povertà accomuna, a un certo punto accomuna tutti. La struttura bella ed accogliente ospita la Caritas e il Pulcino Ballerino. All'interno ci sono una cella frigorifera per conservare gli alimenti, alcune aree per stoccare il cibo e il vestiario, un ufficio e una sala riunioni. Il mio ruolo all'interno della Caritas è quello di logistico organizzativo. Tengo i rapporti con il Banco Alimentare, con l'ottavo giorno, con le varie realtà che offrono alla nostra Caritas prodotti tipo carne, verdura, frutta. Questo è un po' il mio compito generale, poi tengo la registrazione di tutte le cose a livello amministrativo. Siamo in rapporto con gli assistenti sociali, segnalazione, però abbiamo, diciamo così, una nostra decisione autonoma rispetto a situazioni particolari che possono esserci in paese, quindi il centro ascolto è aperto e dopo l'eventuale ascolto, e poi c'è tutta la questione burocratica, cioè organizzativa, per dare le risposte. Possono essere riferite alla questione così delle bollette, oppure situazioni meno gravi, alla borsa settimanale, quindicinale.